Bella ragazzi, sono Matteo e benvenuti in questo nuovissimo video su Minecraft. Oggi siamo qui in un nuovissimo video su Minecraft per andare a provare un nuovo metodo di combattimento veramente figo e che può veramente fare i devasti contro tutti i nostri mob cattivi su Minecraft e anche i nostri amici e nemici giocatori. Quindi per questo bellissimo video mi raccomando, proviamo a raggiungere i 3000 mi piace. Ci riusciamo? Speriamo di sì. E anzi vi chiedo di condividere anche questo video con i vostri amici, così mandatelo su WhatsApp, su Facebook, un po' ovunque, visto che molti di voi non sanno che sono tornato a fare i video da circa una settimana dopo tanti problemi che ho avuto purtroppo. E niente raga, vai con la sigla, mi piace, mi stai già scordando tutte ste cose, vai con la sigla. Ok raga, eccoci all'interno del mondo di Minecraft. Cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere una bellissima, bellissimissima mod che è uscita ben 2 giorni fa. Solo 2 giorni fa, quindi è super fresca, super nuova, appena uscita dal sederino della gallina, come questo bellissimo uovo che te lo ridò. Tieni, rimetti, ce l'ho infiniti perché sono incredibili, giustamente, giustamente. Allora, cosa aggiunge questa mod? Aggiunge niente, non aggiunge nessun'arma, non aggiunge nessun niente, ecco. Ma va a modificare delle piccole cose di Minecraft che a me, diciamo, non sono mai piaciute, ma che con questa mod diventano veramente fantastiche. Quanti di voi hanno mai provato, credo tutti, a mettere 2 armi, una nella prima mano di Minecraft, quindi in questa mano qui, e un'altra ad esempio in quest'altra mano qui, e a colpire con 2 spade? Ebbene sì, in Minecraft normale non si può fare, perché sarebbe troppo bello colpire i nemici con 2 spade. Sì, sarebbe veramente troppo bello, perché li faremo veramente tantissimo tantissimo male. E invece non si può fare. Ma con questa mod non solo riusciremo a colpire i nemici con ben 2 spade, ma riusciremo a fare tantissime cose che nel combattimento di Minecraft normale non si possono fare. Che cosa? Iniziamo subito con la nostra bellissima carrellata di oggetti fighissimi e di nuove cose. Allora, tanto per iniziare, ovviamente abbiamo le nostre tanto amate spade. Ovviamente qui le ho messe tutte, ma prenderemo semplicemente questa qui, che è una spada di legno. Che cosa sto dicendo? Una spada in diamanti, volevo dire. Con la spada in diamanti noi possiamo praticamente tac, colpire e uccidere i nostri amici. Intanto se... amici, insomma, i nostri polli. Se avete sentito un suono diverso, è così. In questa mod sono stati sostituiti anche i rumori e un po' l'animazione, cioè quella scia bianca che lascia la spada quando la spada appunto colpisce un mob o un giocatore qualsiasi. Questo perché? Perché innanzitutto è stata messa una possibilità di fare un colpo critico, cioè abbiamo il 30% di possibilità, quindi 3 colpi su 10 possiamo dire fanno più danno rispetto a un danno che farebbe la spada in diamanti normale, ecco, paragonabile al colpo col salto, insomma, che fa più danno rispetto a quello normale. Se non lo sapevate, ora sapete anche questo. Ma la cosa super super bella è che se andiamo a prendere un'altra spada, prendiamo quella d'oro in questo caso, e la andiamo a mettere come seconda spada, quindi come seconda mano, in questo momento noi possiamo utilizzare sia la spada di sinistra che la spada di destra. Sì raga, possiamo colpire anche con la spada di destra, però purtroppo con un piccolo inconveniente, cioè ovviamente noi in questo gioco siamo destri, ovviamente usiamo la mano destra, e quindi la mano sinistra è la nostra mano debole, e i colpi che daremo con la spada che è nella mano sinistra, quindi in questo caso quella oro, saranno il 50% più deboli. Quindi faremo metà danno con la spada di sinistra e un danno completo con quella di destra. Ovviamente se andiamo a colpire in successione, o se andiamo a colpire, che ne so, con 2 spade insieme, tipo attacco super forbice X, ovviamente non ce ne accorgiamo, tipo gli facciamo un bel boom, ho colpito solamente con la destra in questo caso, boom, ed è fantastico, praticamente li uccidiamo tutti. Possiamo anche colpire in sequenza, cioè non contemporaneamente come in questo caso, ma tipo tatam, 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 tatam. Ed è fortissimo ragazzi. Pensate che bello poter giocare a Minecraft e andare in giro con due spade. Nel Nether non ne ho più paura di niente, nelle caverne neanche. Sarebbe troppo troppo bello. Infatti raga, questa mod può essere applicata a qualsiasi Minecraft vanilla, perché è una mod che non aggiunge niente, ma va semplicemente a modificare delle piccole cose bellissime. Ovviamente, cioè, è tipo super bello guardarsi da fuori attaccare con 2 spade contemporaneamente con questa super velocità. Cioè è veramente fighissimo, e
e ovviamente fa un sacco di danno. Però questa mod non fa solo questo, perché non è che ci consente solamente di colpire con due spade, ma bensì abbiamo tantissimi utensili in più in Minecraft. Abbiamo il piccone, abbiamo la pala, abbiamo l'ascia, e noi possiamo esattamente colpire anche con l'ascia. Quindi possiamo colpire ascia, spada, spada, ascia, spada, 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 ascia, spada. E questo caso, in questo caso, fa veramente tantissimo danno, perché sappiamo anche che l'ascia fa più danno della spada in diamante. Quindi anche se in questo caso invece che 9 andiamo a levare 4 e mezzo, che è la metà di 9, appunto perché l'abbiamo nella nostra mano debole, che è la sinistra, fa comunque tantissimo danno. E la cosa bella è che se andiamo poi a switchare anche la nostra mano con l'altra, posso sia possiamo sia spaccare il legno che attaccare contemporaneamente. In questo modo spacchiamo il legno e attacchiamo, spacchiamo il legno e attacchiamo, spacchiamo il legno e attacchiamo, attacchiamo, spacchiamo, ed è una cosa bellissima. Stessa cosa con il piccone. Se andiamo a mettere ad esempio il piccone, che è in questa cassa qui, al posto della, no, del nostro bellissimo coso, noi possiamo andare a scavare, 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 poi scaviamo ancora, poi scaviamo, poi colpiamo con la spada. Cos'è successo? Ah, un achievement. Colpiamo, piccone, piccone, colpiamo, piccone, colpiamo, ed è qualcosa di bellissimissimo. Ma non finisce qui, perché la cosa che io ho sempre desiderato fare in Minecraft durante i combattimenti è proprio questa: riuscire a sparare delle frecce con una mano e con l'altra mano colpire con la spada. E in questo caso è una cosa che si può fare. Con la spada nella mano sinistra possiamo colpire con il tasto sinistro, mentre con il tasto destro possiamo lanciare le frecce. E non finisce qui, perché negli scontri ravvicinati, io ora ve lo farò vedere con degli zombie pigman che ho ben preparato, oddio, insomma, non è che ci si prepara per morire davanti alle mie armi di Minecraft. Però insomma, noi possiamo colpirlo con una freccia, così, tac, spada, oppure colpire addirittura contemporaneamente. Farà un colpo di spada e un colpo di freccia non molto caricato, però insomma è sempre una freccia che ti arriva dritta 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 addosso. Ed è una cosa secondo me bellissima, poter lanciare le frecce, poter combattere i nemici vicino, quelli lontani, quelli vicino, senza dover cambiare ogni volta questa faticosissima arma. Ciao ragazzi, sto facendo questa clip in post produzione, quindi già dopo che avevo finito di fare il video, perché mi è venuto un dubbio. Cioè, cosa succede se io invece che un arco vado a sparare con due archi, uno in una mano e uno nell'altra mano? Cioè, non sarebbe veramente figo se si potesse fare? Vediamo un po' se si può fare. Arco, non si può fare, non si può fare. No, mi spara solamente con quello di destra, perché giustamente con il tasto sinistro vado a picchiettare, mentre con il tasto destro mi spara con quest'arco. E vabbè, e vabbè. Poi si può fare una cosa del genere, però. Cambio arma, sparo, cambio arma, sparo, cambio arma, sparo, come se fosse Fortnite, non lo so, vabbè. Allora vi lascio il video, non si può fare niente. C'è una cosa però che molti non sanno, e cioè che la mano sinistra di Minecraft non è solamente un portaoggetti, ma già in Minecraft normale aveva delle opportunità, insomma, diciamo che era leggermente utile, perché poteva essere utile appunto a utilizzare alcuni oggetti, che sono lo scudo, e noi in questo caso lo scudo comunque possiamo continuare ad utilizzarlo. E la cosa che secondo me è veramente figa, ma io non neanche lo sapevo funzionasse, insomma, con il secchio di lava. Anche in Minecraft vanilla normale possiamo mettere il secchio di lava in una mano e il secchio normale nell'altra, e possiamo andare in giro praticamente a mettere lava, 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 non 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 lava. Ed è una cosa fantastica. In combattimento mettiamo la lava, colpiamo con la spada, poi riprendiamo, colpiamo lava. È veramente fantastico. E un'altra cosa che possiamo fare, anche questa non la sapevo, è con il flint and steel. Stessa cosa, possiamo andare a mettere il flint and steel e in questo caso anche a colpire con la spada contemporaneamente, perché abbiamo la mod super figa. Stessa cosa con la canna da pesca, era già possibile farlo in Minecraft. Cioè, noi con la canna da pesca la lanciamo, colpiamo i nostri nemici, li spingiamo indietro e poi li colpiamo con la spada. Oppure possiamo pescare e così picchiettare l'aria, perché ci piace picchiettare l'aria. Comunque, secondo me è una mod veramente veramente valida. È uscita solamente da 2 giorni e ha già tantissimi download, e come vi ricordate sicuramente, le mod che escono da pochissimi giorni non hanno quasi mai tanti download. Questa invece addirittura ha già 1000 download e non la conosce praticamente nessuno. Questo sa significare quanto è utile realmente questa mod per un qualsiasi giocatore di Minecraft a cui piace combattere, esplorare i dungeon e tante altre cose. Quindi io vi lascio il link in descrizione se volete provare la mod, ovviamente è gratuita. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa mod, del fatto di colpire con 2 spade tutti quanti mob. È veramente veramente
super figo. E mi raccomando raga, lasciate tantissimi pollicioni in su per questo video. E da Matteo Fari è tutto, mi raccomando iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo super presto con un prossimo video. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram, i link sono ovviamente in descrizione. E da Matteo Fari è tutto, io vi saluto, linea allo studio.